Più meritocrazia e meno privilegi sono questi due principi chiave di Atraju 2011, la festa nazionale della Giovane Italia che quest'anno spegne 13 candeline. Atraju è la più importante manifestazione politica giovanile d'Italia, nonché l'appuntamento annuale di fine estate che apre la stagione politica anticipandone temi e protagonisti. Quali sono gli obiettivi e le finalità di Atraju? Atraju è la festa nazionale della Giovane Italia che, come tutti gli anni, si pone come obiettivo ultimo quello di dettare l'agenda politica del Paese, perché crediamo che sia da qui che può iniziare un cambio della politica e quindi diciamo la nostra su tutti i temi: lavoro, università, manovra, finanza, tutto quello che pensiamo, però detto dagli under 35. Beh, che cosa rappresenta Atraju nel dibattito politico italiano, direi così, perché io credo che la grandezza di Atraju sia ancora che in un tempo di grande scollamento tra la gente e la politica, in cui si rischia di confondere i politici che spesso non sono all'altezza con la politica, che rimane comunque la più grande e bella forma di impegno civile, il fatto che ci siano dei ragazzi che rinunciano alle vacanze estive, che non, ovviamente non percepiscono soldi di alcun tipo, per di fatto montare il palcoscenico sul quale per una settimana si muove la politica e la società italiana, beh, io lo considero un autentico miracolo. Noi diamo per scontate tante cose, ma non è scontato trovare l'entusiasmo in un tempo come questo per non solamente scendere in piazza e dire no, ma per provare a costruire un'alternativa, rimboccandosi le maniche ogni giorno, immaginando ricette, trovando soluzioni, convincendo i propri coetanei. Ecco, io penso che Atraju rappresenti soprattutto questo. Atraju si svolgerà dal 7 all'11 settembre nel Parco del Celio a Roma. Quest'anno il motto è «Fate largo all'Italia che avanza», per sottolineare la voglia dei giovani di abbattere quelle barriere rappresentate da vecchi privilegi, baronie e rendite di posizioni. Fate largo all'Italia che avanza è uno slogan scelto non a caso, ci sono tantissimi motivi per cui è stato scelto. Primo fra tutti perché in questo momento di crisi economica, sociale e politica a livello europeo e mondiale c'è bisogno di una nuova generazione che abbia voglia di andare oltre gli steccati di questo paese che molto spesso è ingabbiato in gerontocrazia e poca meritocrazia. Esiste una generazione che ha voglia di andare avanti, che ha voglia di parlare a tutti i propri coetanei, ai propri giovani, soprattutto a quei giovani che non riescono più a lavorare né a studiare contemporaneamente, quei giovani che si sono un po' arresi. Quindi questa Italia che avanza cerchiamo di tirarla avanti con questa manifestazione per parlare a tutti quanti e per cercare di dare ancora nuova linfa a quello che è stato il paese che ha prodotto i migliori cervelli in tutto quanto il mondo. In questa edizione un grande spazio sarà dedicato ai grandi temi di attualità e soprattutto alla capacità della nostra generazione di interpretare il presente e affrontare il futuro. In queste ore, in questi giorni, questa è l'analisi che io faccio del motivo per il quale chiedo un cambio di situazione politica, il mantenimento di questa situazione con l'Italia in difficoltà sta generando debito pubblico, sta generando debito che noi stiamo scaricando sulle prossime generazioni, perché quello che sta capitando in questi due mesi vuol dire un costo solo per questi due mesi, fra 5 anni e fra 10 anni, che sarà un costo di diversi miliardi di euro caricato su chi fra 10 anni avrà la responsabilità di pagare le tasse, di cercare un lavoro o di governare questo paese. Ministro, con questa festa i giovani dimostrano di interessarsi alla politica. Lei cosa pensa? Beh, penso che sia giusto quanto più offrire spazi e opportunità ai giovani per un contatto con la politica, ove non l'abbiano già avuto, soprattutto in modo da avvicinarsi ad essa con anche tutta la diffidenza che spesso legittimamente può caratterizzare l'attenzione dei giovani, ma anche con la curiosità di poter trovare qui ragioni di un impegno. Quanto è importante aprire le porte della politica ai giovani?
È fondamentale a coloro che riescono anche a mantenere lo spirito giovane nella loro esperienza. È evidente che anche per noi del Popolo della Libertà questa nuova stagione congressuale permetterà di avere un ricambio necessario all'interno di un quadro che spesso appare bloccato anche dal sistema elettorale. Per noi è fondamentale che i giovani, per quello che rappresentano in termini di volontà di cambiamento, di voglia di cambiare le cose che non vanno, bene o male l'essere giovane pone delle pulsioni positive che in politica fanno davvero bene alle istituzioni.